Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Vi ricordo che ci trovate su tutti i principali social e piattaforme di podcasting, tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com. Oggi parliamo di cultura e organizzazione aziendale e della relazione bidirezionale tra le due. Lo facciamo da un punto di vista privilegiato, osservando dall'interno che cosa significano cultura, organizzazione e processi nel lavoro di tutti i giorni. Ma prima di tutto, sigla! Ho il piacere di avere con me Alessandro Alpi, cofondatore di Engaged IT Services, Microsoft Data Platform MVP dal 2008 e drogato, traduco dalla bio su LinkedIn, sia chiaro, di meccanica quantistica, giochi, nonché avido lettore, e mi dicono anche di VR, ma di questo non sono poi così sicuro a questo punto. Con Alessandro ci conosciamo da tempo immemore e abbiamo condiviso più di un MVP Summit, se ricordo, e anche qualche sontuosa mangiata. Benvenuto, Alessandro. Grazie Mauro, grazie a tutti. Sì, hai detto bene, sontuosa mangiata. Io vengo da una parte dell'Italia che poi di queste cose ci vorrebbe un podcast dedicato per queste cose, per la produzione del food in generale. E hai detto bene anche DBA per ultimo, perché in realtà ormai sono un anziano gestionale, diciamo, quindi quando mi devo divertire mi butto sul tecnico, ma quando c'è da fare sul serio. Devo cominciare a parlare di cultura e come succede qui, spero. Molto bene. Allora, come prima cosa mi segno che avremo una puntata sulla Food Valley, Ah, perché assolutamente. è così che è definita la zona da cui vieni. Dunque, io ricordo che una delle primissime volte che ci siamo visti è in cui tu e il tuo socio, che so essere lì di fianco a te nella stanza, perché chi ci ascolta non ci vede o chi ci vedrà su YouTube non sa che c'è qualcun altro in quella stanza. Avevate iniziato l'avventura aziendale. Eravate una struttura aziendale, diciamo, tradizionale, Sì. un'organizzazione come tante. Siete poi cresciuti e mi raccontavi che quell'organizzazione vi andava stretta. Ci Sì, vuoi spiegare? molto volentieri. Diciamo che noi lavoravamo già insieme prima. Abbiamo condiviso un sacco di realtà, io e il mio socio Michael, e abbiamo lavorato anche all'estero. E in quei casi eravamo praticamente tradizionali, quindi c'era anche un approccio waterfall proprio in certe aziende in cui abbiamo lavorato. Poi a un certo momento abbiamo deciso di creare un'esperienza insieme anche a un terzo socio, Luca, e abbiamo detto, ok, questo pattern, questo paradigma non sta funzionando, perché comunque ci porta sempre ad avere problemi di scadenza che in realtà non dovrebbero esistere, magari, ma ci sono e creano qualcosa, qualche rottura nel processo della produzione di qualità. Ok? Allora abbiamo detto, perfetto, ci sarà pure qualcosa per ovviare questo problema, per cercare di rendere invece molto più fluido il lavoro e molto più di qualità il valore, molto più valore al cliente, diciamo, per dare molto più valore al cliente. E abbiamo intrapreso il mondo dell'agile. Però, come hai detto tu, anche la realtà iniziale, quella che abbiamo messo insieme all'inizio, eravamo in 3 o 4 persone, proprio amici, era comunque senza particolari organizzazioni e particolare cultura. Sì, si voleva approcciare in modo agile, però ci mancavano ancora gli elementi tali per i quali si doveva veramente cambiare. E poi da lì in poi invece è cambiato tutto, nel senso che l'azienda ha preso piede, il mercato ci ha consentito di crescere sempre di più, però diciamo che siamo partiti come una squadra monoteam che seguiva una sorta di scrum, cercando di approfondire al massimo il concetto della parola, perché poi ognuno intraprende questa strada come vuole e si arroga, noi compresi, il diritto di dire che è agility, in realtà non c'entra nulla. E siamo partiti come un monoteam, figure comunque trasversali, multidisciplinari, ma sempre abbastanza bloccati sul processo, sempre molto, come posso dire, nonostante piccoli, comunque lenti e macchinosi, diciamo. Questa è la parte iniziale. Chiaro.
ovviamente sono arrivate le esigenze, quindi molte più realtà cliente, molte più realtà enterprise, quindi che avevano bisogno anche di più struttura, di più qualità e di più affidabilità, dove la data è un'illusione, la data di consegna è un'illusione, nel senso è molto più importante la qualità del prodotto, l'affidabilità del prodotto e l'utilità di quello che si produce rispetto a quella settimana, anche mese di ritardo, perché comunque lo sappiamo tutti, si parla di ritardo o mai di anticipo. Sì, chiarissimo. E dal momento in cui le esigenze del cliente hanno cominciato a essere capite molto di più, a questo punto è arrivata l'esigenza di condividere con i clienti stessi l'approccio culturale. Quindi anche i nostri clienti sono stati proprio educati sulla base dei nostri ritmi e non ci chiedono praticamente mai una che sia una data. Indicativa, certo, ma ci chiedono che quello che facciamo sia efficace. E per farlo, come Agile, ma in generale anche DevOps insegna, la sinergia tra tutte le figure della filiera è fondamentale. Quindi l'azienda si è strutturata e ha preso piede, diciamo, una situazione molto più di flusso continuo, diciamo così, sì. Ok, quindi diciamo, ricapitolando, esperienze in organizzazioni tradizionali, con ovviamente pro e contro, spesso certo. Ritiri molti contro e pochi pro, la sperimentazione con, diciamo, una sorta di agile, chiamiamolo by the book, cioè seguo il manuale, prendo Scrum, lo applico così com'è o credo di applicarlo così come dovrebbe essere. All'inizio in realtà l'abbiamo applicato alla lettera, abbiamo litigato e basta, quindi basta. L'abbiamo dovuto adattare, perché l'isolamento non era visto bene, il puro dev isolato non era visto benissimo, diciamo. Benissimo. E poi questa cosa si evolve nel tempo. Se ricordo bene, avete fatto anche un passaggio, magari siete arrivati a una cosa che ricade sotto il cappello di Disciplined Agile, di cui io non so assolutamente nulla. Esatto, sì. Ho conosciuto questo framework consigliato tra l'altro da Felice Pescatore, che comunque è la nostra punta di diamante in termini di consulenza, di gestione di questi flussi, di questi processi. E mi ha fatto conoscere questo framework ideato da Scott Ambler e Mark Lynch. E niente, ho cominciato a leggere libri su libri. Ho tradotto anche un libro di Discipline Agile in italiano. E lì leggendo ho imparato tante cose. Mentre leggevo ho cominciato ad applicare, come si fa quasi con una reference. Ah, ok, cavolo, questo è un mio problema. Certo, non c'è il metodino o la lambda che mi risolve il problema, ma c'è una possibilità di applicare un particolare comportamento, anche a livello psicologico delle volte, per far andare meglio quella cosa, oliare meglio quella parte, renderla fluida, a pro sempre di un prodotto di qualità e utile, di valore, quindi. E quindi ho cominciato ad approcciare a questo framework che si chiamava Discipline Agile Delivery, che poteva essere configurato in Lean, in Scrum, in Continuous Deployment. Noi abbiamo adottato ovviamente quello più vicino allo Scrum, e poi siamo arrivati alla parte invece di Continuous Delivery. La cosa bella è che in questo processo, senza rendermene conto, ho preso la certificazione di DAD all'epoca, perché veniva quasi gratis con l'esperienza sul campo, e adesso tra l'altro i framework sono stati inglobati dentro PMI.org, quindi è tutto lì ed è molto strutturato. Adesso anche il livello di certificazione è molto interessante, se volete andare a vedere sul PMI Institute. E niente, a questo punto siamo cambiati tantissimo, perché ci siamo resi conto che non c'erano più le classiche figure dell'agile di base o dello scrum di base nel nostro caso, ma cominciavano ad essere necessari livelli di specialisti, parti di architettura, quasi come consulenti esterni. Ma il passo è stato quando abbiamo cominciato a ragionare più in modo, come posso dire, solida, anche se vuoi, anche se qua si parla di project management, però siamo diventati clienti di noi stessi sfruttando la segregation, sfruttando l'isolamento, sfruttando la responsabilità dei componenti giusti. Quindi abbiamo cominciato a rilasciare software anche quasi come se noi fossimo clienti di noi stessi, quindi componenti isolati, disaccoppiati, il che ci ha dato anche un livello di rapidità e di elasticità nei rilasci che non è per nulla indifferente.
E quindi sì, abbiamo approcciato con il Discipline Agile Delivery, che adesso abbiamo evoluto in Discipline Agile DevOps, Discipline DevOps, adesso non mi ricordo la sigla giusta, perché abbiamo cominciato a includere anche il mondo delle operation. E quindi, come puoi ben capire, uno dice, ma qua in quanti siete? No, non in tanti, è proprio questione anche di organizzazione dei ruoli, a volte anche multidisciplinare, però siamo, diciamo, in una trentina tra sviluppatori, operation, gestori di progetto, chiamiamoli product owner nel nostro caso, e primi stakeholder di riferimento verso il cliente. In più ci sono i capoccia dal punto di vista tecnico, quindi i riferimenti. Michael, per esempio, è il nostro architetto, responsabile del team degli architetti, poi abbiamo qualcuno per la parte operation, io sono la parte database, DBA, architetture dati e così via. Quindi c'è stata una crescita in questi termini. Ma abbastanza naturale. La cosa incredibile è che il mindset ci ha consentito di fare passaggi piuttosto naturali, perché si capivano subito i problemi che avevamo. Subito. Allora, ok, quando c'era un problema, cerchiamo di capire come attuare una soluzione. In retrospettiva, come regola definisce. Certo, chiarissimo. Due domande mi sovvengono. La prima è... quanto è stata, se c'è stata, resistenza da parte delle persone al cambiamento? Perché presumo che ovviamente passare da una struttura, chiamiamola tradizionale, o Scrum-like, a qualche cosa di completamente diverso, ovviamente non è facile per nessuno. E la seconda invece è più tattica, più logistica. Se siete una trentina, posso immaginare che non siate un solo team. E quindi siete divisi in più team, questi team sono fissi, non sono fissi, insomma... Ok, allora per la prima domanda, come sai meglio di me, il cambiamento è sempre un ostacolo, ma in tutti gli ambiti. Però, il vero problema c'è stato all'inizio, cioè non aver mai approcciato in questo modo e improvvisamente essere catapultati su un mondo di no, perché è diventato un mondo di no. Riuscite a farmi al volo quel report? Mi fate quella fix? No. C'è un branching style? No. C'è un flow di rilascio? No. Abbiamo litigato pesantemente. Siamo arrivati a mettere in discussione il fatto che fosse utile, perché, ripeto, per tutti quelli che ci ascoltano, ma ormai chi l'ha fatto l'ha capito, la flessione della curva verso il basso sull'apprendimento, sulla migrazione, è normale e lunga, ma è lunga. Ok? Bisogna essere consapevoli di questo, perché i risultati si hanno a medio e lungo termine. Bisogna avere un sacco di pazienza e bisogna ascoltarsi a vicenda. Per fortuna, tutti noi tre soci abbiamo ascoltato noi stessi e abbiamo tenuto duro. Abbiamo limato quelle cose che magari portavano a compromesso la fix al volo, ok? Perché è inutile nascondersi dietro un dito, non si può fare tutto come la pratica richiede molto spesso, però abbiamo tenuto duro su iterazioni, su cerimonie. Abbiamo focalizzato tantissimo sulle cerimonie il tempo, quindi, o l'entropia. immagina, la retrospettiva è diventata il nostro meeting più importante, quindi saltarlo era sentirsi in colpa proprio. Non si fa, perché abbiamo sempre approcciato, a parte i primi momenti, in retrospettive con azione. Cioè, la retrospettiva deve avere, anche come tu mi avevi consigliato all'epoca, un action di riferimento, che venga presa in carico possibilmente nello sprint, nell'iterazione più vicina, nel caso di Scrum, per fare in modo di risolverlo veramente il problema. E bisogna tenere monitorizzata sta cavolo di cartina che non si sposta verso il risolto. Noi ci abbiamo dato molta attenzione e questa cosa, con conflitti costruttivi, ha portato a un cambiamento all'inizio duro, però, diciamo, controllato. E poi da lì in poi in realtà è tutto in discesa, perché siccome il mindset delle persone è quello, non abbiamo più avuto scontri al riguardo, anzi ci siamo guardati in faccia, abbiamo semplicemente deciso sempre nello stesso modo di cambiare. Ti faccio un esempio. Tutto quello che arriva dal ticketing system dei clienti, l'altro ieri abbiamo ucciso tre canali Slack che ricevevano in maniera proattiva e automatica la notifica del ticket, e ne abbiamo fatto uno solo, cambiando completamente il flusso con cui questo ticket veniva gestito in triage e poi scalato. Zero fatica. Una comunicazione sul canale generico, con la menzione globale che usiamo solo in casi di emergenza,
E questa cosa è stata presa e già gestita, non ci siamo accorti di nulla. Quindi questa è la maturazione. All'inizio ovviamente c'erano un po' più di scoglietti, però è sempre stato la nostra fortuna, io dico siamo stati fortunati, è che remavamo veramente tutti dalla stessa barca, dalla stessa parte nella barca. Perché in certe aziende che vengono da realtà diverse non puoi pretendere di cambiare l'azienda, tant'è che io di solito quando faccio migrazioni all'interno delle aziende anche grosse, mi è capitato, ho creato quello che si chiama il champion team, cioè il team che dovrebbe dare l'esempio agli altri, dovrebbe essere invidiato affinché dal basso, scusate, non è gerarchica di potere, ma dal basso qualcuno dice perché non possiamo farlo anche noi e spinge anche il middle management, il management, a capire queste cose, agendo ovviamente anche sulla parte alta del management per far capire i valori veri che poi si hanno sul ritorno dell'investimento della cosa. Quindi ti dico, è stato complesso, ma per noi non tanto. È stato molto più complesso quando ho lavorato in altre aziende che magari hanno 30 anni di storia, però è concepibile, voglio dire. Invece certo, chiarissimo. Ci sono tre cose, secondo me, importanti da sottolineare, tre cose che hai detto. Cioè tre punti principali, probabilmente. Il primo è che ci vuole qualcuno che sia abilitante per il cambiamento. E che deve essere, diciamo, chiamiamola la direzione, cioè qualcuno che ha quell'autorità sufficiente a dire ok, si cambia. Sì, potere e trigger. Esattamente, esattamente. La seconda è che il cambiamento è un po' come se fosse una palla di neve, no? Man mano che fa fatica a partire, ma pian pianino diventa sempre più impetuosa e travolgente. E la terza, e che noto anche da noi, è che fondamentalmente quando trasformi una realtà aziendale da una cosa top-down, prettamente fatta da command and conquer, io tendo a definire. O command and control, è bellissimo. Esattamente. Command and conquer è bellissimo. dove passi dai più autonomia alle persone, quello che c'è molto importante da fare è di continuare a tenere viva e stimolare e ricordare alle persone perché stai facendo una certa cosa. E di non lasciar mai cadere le necessità di alcune cose che possono sembrare noiose, okay? C'è un processo, è da seguire, non ti piace, cambia il processo prima, okay? Oppure nella retrospettiva fai saltare fuori che quel processo non andava bene e lo sistemeremo. Esatto. Perché questo non fa altro che stimolare le persone a non deviare, non fare le cose, diciamo, non uso il termine sottobanco, ma è più che altro per dire sì, il processo è lì, ma è più comodo se faccio così. Okay. Beh, in questo, tra l'altro, secondo me c'è sottintesa una cosa, perché l'approccio è ovviamente people first, nel senso le persone prima di tutto, però siamo sempre lì. Quando tu ti puoi, io faccio anche la parte di HR, volente o nolente, facciamo una serie di colloqui lunghissima con degli esami, con delle virtual machine preparate, insomma una selezione dove prima di arrivare a una scelta valutiamo tanto. Pensa che io e Michael non ci parliamo, fino a che non abbiamo finito di fare io il mio colloquio, lui il suo, e poi alla fine facciamo una sorta di retrospettiva per determinare i lati che ognuno di noi ha visto. Abbiamo avuto un ragazzo che io l'avrei scartato immediatamente, magari se ci ascolta lo sa, perché glielo ho anche detto. Michael mi ha detto, guarda che secondo me sbagli. Io ci ho riparlato, questo ragazzo all'inizio era andato sulla difensiva, ok? E risentendolo con la potenza del messaggio tecnico che era preparato, questa persona, allora ho detto ok, mi rimetto in discussione io stesso. Quindi il people first quando è che funziona? Obiettivamente, se posso dire in maniera presuntuosa mia, quando le persone puoi sceglierle veramente bene. Perché poi c'è la rovescia della medaglia, dare un sacco di spazio alla gente ma non hai il potere di scegliere quelle che secondo te sono adatte per la tua azienda e per i tuoi processi, rischia poi di farti trovare delle persone che si accontentano del processo, non sono neanche proattive. Io cerco tantissima proattività, preferisco uno che rompe le scatole sui problemi piuttosto che uno che sta zitto e non li fa venire a galla perché dice ok, dimmi quello che devo fare. Ecco, io questa frase purtroppo, dimmi quello che devo fare, io lo faccio, non andiamo molto molto d'accordo, anzi spirito critico. Sì. Quindi sì, hai detto bene. Però sono talmente logoroico che mi sono scordato la seconda domanda. La seconda domanda era, mi hai detto che siete circa una trentina. Sì. E presumo che facendo agile, ma in generale presumo che non possiate essere un team solo. No, non più. Abbiamo provato sì. Di tutto. Okay. Abbiamo provato multi team con un PO, e ovviamente quello di bottiglia sul PO,
Abbiamo provato molti team isolati, specializzati, e ovviamente la consapevolezza è morta. Alla fine abbiamo detto no, molti team sì, che ruotano, che condividono la gran parte delle risorse. Dico la gran parte perché comunque in alcuni casi c'è un responsabile tecnico comunque delle implementazioni che fa quantomeno in una parte iniziale da consulente. Poi si sposta, ma all'inizio se c'è un filone di progetti simili glielo facciamo seguire, almeno a un referente. Però cerchiamo di far ruotare molto le persone, fatta eccezione magari sulla specializzazione verticale dello stack. Quindi chi ha back-end tende a rimanere back-end, chi ha front-end, ma proprio anche per gusto personale, preferisce rimanere a front-end. Però voglio dire, non abbiamo in questo momento esigenza di multidisciplinarità così estesa. E siamo arrivati invece ad avere una sorta di radiatore, immaginate, termosifone, dove ogni verticale è gestita da uno o più PO, ok, dove il primo PO è quello responsabile dell'implementazione e uno o altri a supporto perché conoscono le parti mission critical potenzialmente che impattano su quel progetto, ma il PO potrebbe anche non conoscerlo il progetto, anzi, meno lo conosce, più si documenta per ottenere un percorso di qualità ed è più pronto in futuro poi. Sotto, se si può dire, il team dedicato allo sviluppo di quel progetto, ma che non è isolato, nel senso che se il progetto lo richiede, sì, se no, lavora in self-organization, ha più progetti che possono essere trasversali, ha più verticali del radiatore. E questa invece sembra funzionare molto bene perché dà quel flusso. Però non basta più la struttura, servono degli altri aiuti, diciamo. Certo. E curiosità mia, dato uno sviluppatore tipo, o comunque dato un membro di un team tipo, a quanti progetti partecipa contemporaneamente e ogni quanto ruota? Allora, siccome noi usiamo comunque le iterazioni come milestone lo stesso, non per forza come rilascio, anzi, il rilascio decidiamo sulla base del componente e così via, però diciamo che ogni iterazione ten si tende a ruotare. A meno che il progetto non richieda più di un'iterazione, ci sono dei progetti impegnativi che ne richiedono tre, e magari anche mission critical sul business perché ci fa tornare subito l'investimento, lì si isola proprio. Però tendenzialmente ogni iterazione c'è un giro di persone, e, non di tutte ovviamente, di una piccola parte. E la cosa bella che ho dai nostri ragazzi è che quando c'è qualcosa che non si conosce sono i primi ad alzare le mani, a dire io non l'ho mai vista, posso vederla, e questa è una cosa che facilita anche molto il fatto che tu quasi non devi neanche dire dove mettere le persone. Noi PO, diciamo, abbiamo una figura di riferimento, tra l'altro il nostro collega cresciuto con noi, che alla fine è come se fosse un program manager, quindi ha la roadmap e noi con lui ci mettiamo a discutere semplicemente, guarda, probabilmente userò Tizio, Caio, Sempronio, ma te lo farò sapere quando sarà il momento, perché tanto non cambia. Quindi si ruota piuttosto spesso. In media preferisco dire da solo non ci lavora mai nessuno su una serie di work item, ma minimo in due, e allo stesso tempo un dev medio non entry level, che non sta facendo l'onboarding, ovviamente non mi piace superare i due comunque, perché sono progetti abbastanza imponenti. Chiaro, se si tratta di elementi filler o progettini piccoli così, dipende anche dall'attitudine della persona, perché non tutti sono in un buon contesto, in un contesto tale, scusa, multitask ed efficaci. Cioè, ci sono persone che Certo. preferisco tenere monotask perché so che multitask non performerebbero bene, nel rispetto delle loro esigenze anche. Certo, chiarissimo. Intanto che parlavi mi viene in mente una domanda. Allora, le persone si spostano da progetto a progetto. Diciamo che il vantaggio di avere concettualmente separato il back-end dal front-end, per usare due esempi, comunque stack tecnologici radicalmente diversi, fa sì che sei sempre in un ambiente, diciamo, più o meno in cui sei a tuo agio, okay? Esatto. Ma fino a un certo punto sei più o meno a tuo agio. Quindi diciamo che sei in quella fase in cui ti trovi molto bene se sei un ottimo generalista, ma fai molta fatica a specializzarti.
come gestite il bilanciamento tra queste cose ed eventualmente la volontà delle persone di specializzarsi? Perché nella natura spesso mentire dello sviluppatore, del software engineer, quella di diventare il super guru di una cosa particolare. Ma di recente abbiamo promosso un ragazzo d'architetto, perché la domanda che gli ho fatto è: tu vieni da un mondo di project management in un'azienda da dove ti ho preso. Sei diventato un bravissimo sviluppatore perché volevi tornare a sviluppare. Io ho creduto a questa tua, questo tuo impeto, me l'hai dimostrato, e il mio socio dice che sei pronto per diventare architetto. Io dico che sei anche pronto a tornare a fare il project manager, perché secondo me sei molto organizzato, molto bravo. E lui mi ha detto: fammi stare nel mondo dello sviluppo. Va bene, è diventato architetto, solo che con una grande capacità gestionale, quindi è un architetto molto fastidioso. A cui quindi ti dico, da quel punto di vista osserviamo molto le persone per pilotarne le possibilità. Ma se la specializzazione viene da lì, dalla persona, e vuole specializzarsi in una cosa, anche lì diamo libertà, ma tendiamo a investire molto di più sull'onboarding. Quindi sulla parte di onboarding cerchiamo di carpire, nella fase che noi chiamiamo di trincea, che è la prima, cerchiamo di carpire quali sono le attitudini per capire già verso quale strada indirizzare. Quindi anche l'evoluzione della specializzazione è un po' più semplice, un po' più naturale. Certo, quando qualcuno vedo che non si sposta dalla specializzazione, non è generalista, ruota meno degli altri. Quindi laddove ho il rovescio della medaglia per farlo ruotare, magari lo tengo in un contesto in cui non ruota perché preferisce star lì, e gli va fatto digerire un po' più piano, perché è quello che vuole anche questa figura magari, però ha solo bisogno di più tempo. Però non credo che ci sia una medicina per risolvere questo problema, sinceramente. No, non credo neanche io. Sono abbastanza si tratta d'accordo. Sempre di osservare, una cosa continua. Bene, ok. Ultimo macro argomento per oggi. Diciamo, metodologia, abbiamo dato una veloce carrellata della metodologia, le persone e l'organizzazione. Strumenti. Che arrivano per ultimi, giusto? Non è un caso. Esatto, non è un caso. No, perché messaggio sottolineato, esatto. Arrivano per ultimi. Per ultimi, a condivido. Supporto, anche se si chiamano qualcosa DevOps, arrivano per ultimi. Che tra l'altro noi usiamo Azure DevOps e siamo stracontenti perché è un signor prodotto. Però ha usato anche Jira, ha usato anche altri, e credo che la scelta sia puramente di consapevolezza aziendale, abitudine agli strumenti. C'è chi di Jira ha voluto migrare a Azure DevOps, e c'è chi da Azure DevOps ha voluto migrare alla suite di Atlassian. Quindi insomma, dipende molto da quelle che sono le caratteristiche, senza mai dimenticare appunto la consapevolezza di quello che c'è in azienda. Come facciamo noi a tenere la consapevolezza aziendale dal punto di vista del processo, dal punto di vista delle documentazioni di progetto e così via, e di progetto in generale, alla portata di tutti? Ecco, secondo me Azure DevOps ha questa wiki che è meravigliosa. Cioè, proprio ha una wiki estremamente integrata con tutti gli strumenti interni a Azure DevOps, e ci aiuta sia per la gestione del progetto, tant'è che noi il progetto lo iniziamo con una wiki che determina persone, risorse tecniche, contatti eventuali esterni. Ricordo che la nostra piattaforma consta di centinaia e centinaia di progetti, non è un prodotto comunque, ma è una piattaforma estremamente complessa. Quando si scende nel progettino più piccolo, queste cose sono un po' più, tutte le cose che abbiamo detto, sono un po' più, vanno adattate al contesto. Però in una realtà enterprise come questa, la wiki è l'inizio di un progetto. Ovviamente non è seguita come in waterfall da chi prende i requisiti, non ci sono i requisiti sulla wiki. Sulla wiki c'è un approccio wiki, cioè chiunque legga una cavolata o voglia cambiare, o voglia migliorare, può intervenire e cambiare. Ok, non abbiamo la pull request, va bene, anche se è un repo git, però diciamo che poi il PO è responsabile quantomeno del contenuto funzionale, quindi se c'è qualcosa di sbagliato può correggerlo, ma è aperto a tutti. Perché è aperta a tutti? Perché è importante che tutti ci mettano le mani, dando un contributo migliorativo rispetto all'ultima persona che ci ha messo le mani. E questo vale soprattutto in onboarding. Noi abbiamo anche una bella wiki di onboarding, di tutti i processi da seguire, di come si fa la workstation, di quali sono gli strumenti in azienda. E questo ti aiuta a entrare e a dire: ok, so dove sono e cosa facciamo. Manca
tantissime cose e chiunque venga assunto nuovo deve proprio in questo caso, diciamo, è spinto ad aggiungere elementi sulla wiki che siano d'aiuto agli altri. Per il progetto, secondo me, la vera bellezza della nostra wiki non sta tanto nel scrivere un'analisi, no, ma puntare alle query dei work item su cui lavoriamo, mostrare un mermaid diagram di un flusso, ma soprattutto la procedura di follow-up. Cioè noi abbiamo la definition of done, non è fatto, finito, testato, rilasciato, quello che volete, è quello più controllo i log, controllo la produzione, controllo il performance, controllo, chiedo al cliente o allo stakeholder, quando mi dà ok, va bene, per me quello è done, e gli lascio passare ancora una settimana. Quindi sulla wiki c'è il follow-up, ci sono diagrammi di New Relic, diagrammi di PRTG, diagrammi non di performance, ci sono frasi carpite dal cliente che ho risparmiato mezz'ora al giorno con questa implementazione, che per noi sono il vero valore aggiunto che diamo sulla quello che si chiama Customer Journey. Quindi la wiki per noi è forse l'artefatto più importante della gestione del progetto. Bello, mi piace la parte iniziale della descrizione, non è completa, ovviamente, perché tutte queste cose sono in continua evoluzione, inevitabile. Non è un ponte. Esattamente, chiunque è libero è invitato, caldamente invitato a aggiungere e sistemare. Noi, mi è venuto in mente che noi abbiamo tra i nostri valori, il macro valore è siamo motivati, no? Le persone sono motivate, e da buona azienda anglofona, il sottovalore di quello è if you see something, say something. Ok. dove l'obiettivo è dire, ok, se vedi qualche cosa che non va, tira sulla manina e come minimo apri una issue, nel nostro caso su GitHub, oppure apri una pull request, ancora meglio. O di se qualcosa, se vuoi. Esattamente, esattamente, perché l'obiettivo è questa sorta di continuous improvement anche dal punto di vista dell'organizzazione aziendale. Bene, sempre parlando di strumenti, backlog. Per team, per progetto. Diciamo che la relazione non è stretta, ok? Nel senso che la code base è la stessa. Quindi tu immagina una code base condivisa con centinaia di repo e tutto un po' policy based, quindi una sorta di tweak che ti dice se il componente magari viene rilasciato lo stesso, ma se funziona o meno. Ovvio, lato dati, anch'io ho rotto le scatole, quindi non abbiamo il classico monolite, abbiamo una trentina di database differenti. E di solito quando dico questa cosa tutti dicono wow, no. Personalmente la segregation non è che posso farla sui componenti, poi il database è un secchio dove butto dentro tutto, allora ciao, no? Soprattutto sul rilascio, dal momento in cui i nuovi progetti sono tutti code first, può essere continuo. Quello che ho ereditato invece, le prime soluzioni che sono ancora monolitiche e ho ancora dei database che sono un po' onniscienti, diciamo, infatti il problema è il deploy, è ancora la parte che non abbiamo migrato perché non è abbastanza isolato, ci sono troppe interdipendenze. A volte lo dobbiamo fare anche chiudendo, come diciamo noi, le porte, perché si possono dare dei down che negli altri componenti invece non dai, no? Stateless, scalabilità e quant'altro. Il backlog su questa code base è completamente trasversale. Diciamo che noi lo dividiamo sulla base delle installazioni. Noi abbiamo l'installazione, siccome non siamo cloud per ragioni di richieste cliente, ma siamo comunque cloud ready quantomeno per una parte del software, noi facciamo data center differenti e purtroppo alcuni di questi hanno bisogno di compliance territoriali, per cui proprio non possiamo andare in cloud perché non c'è lo storage, ok? Quindi ognuna di queste installazioni, quindi abbiamo Nord America, Sud America, Italia, Europa, qualunque cosa sia, è per noi un backlog, ok? Dove non c'è un PO di riferimento, ma è un backlog di richieste cliente che vengono accorpate su progetti o semplici richieste di ticket e così via. Quindi un backlog è per ogni team, ma il team è un segnaposto, non è un team di persone. È il team perché Azure DevOps ha bisogno dell'entità team, ma in realtà dentro ci siamo tutti, su ogni backlog. Quindi è solo pro tempore, quindi nel periodo in cui gestisco quel progetto, quei team stanno in quel backlog o in quei backlog. Un ragazzo che sto istruendo per diventare DBA, insomma il mio alter ego, ha il suo backlog DBA, che tra l'altro non è neanche un'installazione, è un backlog interno
per dei technical item interni, ad esempio, che ne so, fare la procedura di disaster recovery. È un backlog. Oppure gli architetti hanno il loro backlog per tutte le tech proposal, no? Tutte queste cose fighe, tra l'altro, da poter applicare. Poi abbiamo invece quello dei ragazzi di supporto, dove c'è l'integrazione tra il ticketing system e i ticket. E poi ci sono quelli di installazione. Quindi un backlog per installazione e dentro c'è il caos, proprio le persone che si incontrano e bevono qualcosa insieme, diciamo. Mi piace perché senza che ci siamo messi d'accordo facciamo praticamente le stesse cose. Cioè ti ho chiesto un bel po' di cose, però. Sì, è vero, anche quello. Però è interessante come anche nei dettagli siamo fondamentalmente organizzati nello stesso modo. Cioè, tu hai descritto dei backlog, diciamo, verticali, nel vostro caso su installazione, nel nostro caso sulla base del componente, perché per noi l'installazione non è un concetto che non esiste, no? Certo. E dei backlog, diciamo, che sono trasversali, perché sono quello di architettura, piuttosto che quello di manutenzione, piuttosto che quello di quello che ci voglia. Okay? E magari anche non necessariamente tecnici, ma sono anche relativi alle persone, ai processi, all'organizzazione. Abbiamo creato il process item noi proprio, perché ci sono cose filosofiche anche. Bravissimo. E i team, anche dal punto di vista dello strumento, diventano fluidi. Nel nostro caso noi abbiamo degli script che tu puoi chiedere a un bot su Slack di essere aggiunto o tolto da un team. E lui non fa altro che replicare questa roba nel team su Slack, nel team su GitHub, in modo che tu ti sposti e le notifiche ti arrivano quelle giuste e compagnie belle, che è esattamente quello che hai descritto fondamentalmente. Sì, però tu hai questa figata che ti ruberò, perché io faccio il dominio di tutti in tutti i back, quindi le notifiche effettivamente. Cioè, dopo un po', quando non segui un progetto, fai destro live sul canale, perché sennò ti arriva della roba che non ti interessa, però te lo ruberò. Esattamente. Sì, quello. Poi io sono un maniaco del non voglio essere disturbato. Esattamente. Bene. Abbiamo messo un sacco di carne al fuoco e probabilmente ho anche un sacco di domande, per cui ne faremo una seconda puntata. Io ne approfitto per ringraziarti della disponibilità e a presto. Ciao. Grazie a te, grazie a chiunque mi abbia ascoltato. Ciao. Ciao.